fatto con il pallone e non ha visto che Martins glielo stava portando via. Qui prova la finezza con il tacco Lonskakovska e poi va giù sul fallo commesso da Natalino, che viene ammonito. Terzo ammonito della partita, secondo nelle file dell'Italia. Ci stava tutto, forse inutile. Natalino avrebbe potuto fare a meno di commettere questo fallo e prendere un'ammonizione che lo potrebbe condizionare. Era molto lontano dalla sua porta, non era un giocatore pericoloso, bastava controllarlo sulla corsa e seguirlo. Anche lui classe 92 come tutti i giocatori dell'Italia, tranne Gammone che è in panchina e che è classe 1900.